Salve a tutti e benvenuti in Community FVG, il nostro viaggio all'interno dell'impresa solidale regionale, dei suoi uomini, dei suoi protagonisti e delle sue tante storie. Oggi siamo qui a Trieste per affrontare un tema importante che è quello dell'alfabetizzazione finanziaria. Lo facciamo con un esperto, il professor Alberto Dreassi, che proprio qui all'Ateneo Triestino insegna economia degli intermediari finanziari. Gli abbiamo posto alcune domande, ecco che cosa ci ha raccontato. Professore, è vero che l'alfabetizzazione economica e finanziaria degli italiani è ancora a livelli molto bassi anche rispetto agli altri paesi europei? Sì, purtroppo sì, e non solo nei confronti dei paesi europei, ma laddove si è cercato di misurarle con più precisione ci pongono a livelli di alcuni paesi emergenti dell'Africa o dell'Asia. Quindi la cosa è abbastanza paradossale, contando il fatto che gli italiani hanno da sempre una grandissima capacità di risparmio e sono tipicamente proprietari dell'abitazione in cui vivono e per farlo spesso sono ricorsi al canale bancario, ciononostante il loro livello di competenza in questo settore rimane fra i più bassi del mondo industrializzato. Quali sono i rischi appunto che questa scarsa conoscenza comporta nella vita dei risparmiatori? Anche forse esempi recenti ci dicono qualcosa? Sì, diciamo che esistono due tipologie di rischi principali, quello che poi può succedere nel più lungo periodo, quindi non riuscendo a fare una corretta pianificazione finanziaria, poi scoprire troppo tardi di essersi magari indebitato in maniera eccessiva rispetto alla propria capacità di reddito, oppure di non aver risparmiato a sufficienza per un progetto di vita o per un investimento importante. E dall'altro lato ci sono anche alcune conseguenze, diciamo, più emergenti, ad esempio il generale sconforto e la mancanza, diciamo, di fiducia nei confronti delle istituzioni finanziarie, di cui spesso si ignorano i meccanismi di funzionamento anche più di base, e il pericolo che qualcuno sfiduciato poi si metta a fare il fai da te, che in mancanza di una guida può portare a scelte anche molto sbagliate. E dunque, quali azioni bisognerebbe mettere in atto per intervenire questa tendenza che ha appunto i suoi rischi e i suoi pericoli? Le iniziative, poi confrontandoci con i paesi industrializzati, già in grosso modo sono identificate e noi partiamo però con un grandissimo ritardo. Da un lato ci vuole un intervento sicuramente del settore pubblico, a partire non solo da un'informazione, una maggiore diffusione di competenze nel pubblico, ma soprattutto a partire dalle scuole dell'obbligo. Quindi in tanti altri paesi, fin dalla più tenera età, i ragazzi e le ragazze imparano i fondamenti di gestione dei propri risparmi o della propria paghetta e poi progressivamente queste conoscenze si ampliano. In seconda battuta abbiamo già varie istituzioni, no profit o private, o pubbliche, che cercano da tempo di disseminare informazioni o con i nuovi canali digitali oppure attraverso l'organizzazione di convegni, di seminari, però la difficoltà di fondo è riuscire ad attrarre poi i soggetti che devono recepire queste informazioni, quindi convincerli che vale la pena spendere del tempo per il proprio benessere. La terza direzione, quella che secondo me al momento in Italia è la leva su cui si dovrebbe investire di più, è quella dell'intervento degli intermediari, quindi di banche, assicurazioni, gestori del risparmio, che non solo hanno la possibilità, perché poi gestiscono una clientela, di educarli mano a mano che propongono prodotti o servizi oppure gestiscono i prodotti e servizi che i clienti acquistano, dall'altro lato possono anche spendere del tempo e delle risorse per sfruttare queste occasioni per estendere, allargare queste competenze, e sarebbero i primi a beneficiarne poi, perché si rafforzerebbe il rapporto di fiducia con la propria clientela e nel frattempo avere una clientela più educata dal punto di vista finanziario renderebbe anche più semplice il loro lavoro. Il consorzio Focus si chiama Focus con degli iniziali da un nome inglese, Consorzio for Home Care United Services, perché noi cercavamo dei modelli nuovi di tipo assistenziale, servizi alla persona, e volevamo fare anche qualche cosa di nuovo. Abbiamo trovato alcune risposte nel mondo anglosassone, in Europa, e quindi abbiamo mantenuto questa dicitura, questa sigla, in modo da rimanere anche connessi con delle reti europee, e lo siamo anche tutt'oggi.
consorzio è nato nel settembre del 1999 e via via è cresciuto. Io dico a chi mi chiede che ormai è maggiorenne, 18 anni, e ha associate 15 realtà. Queste 15 realtà sono in maggioranza 11 cooperative sociali, però abbiamo anche un'associazione di volontariato, una società SRL e due cooperative di produzione e lavoro. Le nostre cooperative lavorano insieme, sono piccole, medie, quindi il nostro modello è un modello di rete. Non andiamo verso la grandissima cooperativa, ma l'interazione e il lavoro fra queste realtà del territorio. Sono 10 del territorio triestino e 5 del territorio risontino, Gorizia, Monfalcone e dintorni. Le nostre attività principali si svolgono nel mondo assistenziale, ospedaliero, educativo, come anche questa location che oggi siamo qui a vedere, bellissima, del Castelletto, oppure servizi di tipo assistenziale nel campo dei trasporti, trasporti che possono essere trasporti per i bambini durante le gite, scuola, bus, ma principalmente servizi anche di accompagnamento per persone disabili, come gli studenti universitari all'Università di Trieste, come anche chi lavora e che deve andare ogni giorno, anche se in carrozzina, al proprio posto di lavoro, e da e verso anche le strutture ospedaliere, gli ambulatori e tutti quelli che sono i servizi utili al cittadino. Oltre a questo abbiamo anche il settore B della cooperazione sociale, che spinge verso il reinserimento e inserimento delle persone svantaggiate, e lì in servizi di tipo logistico, portierato e quant'altro. Il consorzio, oltre che tenere assieme questa strana famiglia, svolge dei servizi esso stesso, servizi di consulenza di tipo finanziaria, contabile, e in particolare unisce le forze anche per una consulenza progettuale in caso di appalti nei confronti di istituzioni pubbliche, come sono moltissimi comuni del Friuli Venezia Giulia, ospedali, quindi aziende sanitarie, territoriali e ospedaliere, ed altre istituzioni pubbliche. Progetti che devono essere scritti a favore di un obiettivo che abbiamo sempre avuto davanti, la famiglia. Difatti 10 anni fa ci hanno premiato, la provincia di Trieste ci ha dato anche una targa ricordo per un'idea nuova, cioè quella di andare anche nei confronti del cittadino con la vendita, fra virgolette, quindi porsi nei confronti anche della famiglia direttamente, bypassando anche certe volte gli appalti, e nei confronti di un'informazione costante, gratuita, che viene svolta nelle nostre sedi stradali. Oltre a Trieste abbiamo anche sede a Monfalcone e a Gorizia, e la gente ci vede in vetrina e può entrare a chiedere informazioni. Oggi scopriremo alcuni consigli utili per evitare possibili conseguenze da un utilizzo indebito o fraudolento delle carte di pagamento. Oltre a leggere attentamente il contratto, è bene conservare il PIN in un luogo diverso rispetto a quello dove si detiene la carta. Bisogna poi adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza della password e degli altri codici legati all'utilizzo della carta online. Al momento dell'acquisto, verificate che lo scontrino riporti l'importo di spesa effettivamente dovuto. In caso di acquisti online, controllare che il sito internet riporti il simbolo del lucchetto, che rappresenta la sicurezza. Fate attenzione al momento del contante presso gli sportelli automatici ATM, che non ci siano persone sospette attorno a voi. Comunicate tempestivamente, in caso di furto, smarrimento o uso non autorizzato, il fatto accaduto. E infine ricordatevi di verificare sempre l'estratto conto della vostra carta di pagamento per tenere traccia di tutti i pagamenti effettuati. Numericamente il consorzio è cresciuto, quindi se mettiamo assieme i numeri
superiamo le 300 persone che lavorano, speriamo di arrivarci verso i 10 milioni di fatturato e un modus operandi che crede ancora dopo tanti anni, infatti la più antica cooperativa, diciamo, che ha fondato il consorzio era nata nel 1985, quindi sono 30 anni di cooperazione, perché nei servizi proprio alla persona noi crediamo che il metodo cooperativo dia un qualcosa in più, sia all'utente, sia anche al modo di lavorare insieme delle persone in cooperazione. E forse ha più senso quando le persone si conoscono, si aiutano, e questo vale all'interno delle realtà cooperative e anche fra le imprese. Il consorzio però vive e sa che vive un momento difficile a livello europeo, italiano, mondiale, e quindi deve innovarsi. Noi abbiamo puntato molto anche sulla formazione e abbiamo delle forti professionalità anche interne che aiutano anche le cooperative in questo, quindi molte persone laureate, titoli che valgono anche per dare un futuro di lavoro a chi viene a lavorare con noi. La nostra scuola è nata nel 1980 per rispondere all'esigenza dei genitori di avere una scuola in cui il bimbo possa apprendere quindi la lingua inglese, ma seguire nel contempo i programmi scolastici italiani. Quindi possiamo dire che è una scuola che ha adottato il curriculum scolastico secondo le indicazioni nazionali del Ministero, però svolte in lingua inglese. Naturalmente c'è una parte anche dedicata alla lingua italiana, mentre le altre discipline vengono svolte in lingua inglese. Questa scuola parte dall'asilo nido fino alla scuola secondaria di primo grado, quindi comprende ovviamente anche la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. A questa scuola vengono fondamentalmente bambini di famiglie della nostra città o anche dal punto di vista nazionale, quindi ci sono bambini che magari si trasferiscono per motivi di lavoro. Non abbiamo una grossa percentuale di bambini proprio stranieri, ma diciamo in effetti chi sceglie questa scuola qui a Trieste la sceglie per le caratteristiche dette prima, no? Imparo l'inglese, però seguo il programma nazionale. Questo significa che alla fine del percorso un bambino potrà inserirsi in una qualsiasi realtà scolastica pubblica, essa sia, può essere la scuola media, la scuola superiore, a metà ciclo o anche al termine del ciclo scolastico. Bentornati in Community FVG dopo questa breve pausa in compagnia mia e del professor Alberto Dreassi, con il quale stiamo affrontando l'importante tema dell'alfabetizzazione economica e finanziaria. Ascoltate ancora le sue parole. Le banche di credito cooperativo del Friuli Venezia Giulia hanno ideato da qualche anno un progetto che si chiama proprio Capire l'economia, per raccontare, per spiegare, per far capire ai propri clienti, soci e risparmiatori alcune cose magari fondamentali. Ecco, questo può essere una strada giusta da battere? Questa è sicuramente una strada giusta, è una strada che dimostra la sensibilità di questo diciamo particolare gruppo di soggetti nei confronti del pubblico in generale e non solo della propria clientela. Rimane la difficoltà di fondo di attrarre poi l'effettiva fruizione di questi contenuti che con tutti gli impegni che ciascuno di noi ha ogni giorno magari passa in secondo piano. Al tempo stesso però si può fare, in questo caso le BCC possono e sono attrezzate per farlo, un'azione ancora più mirata insieme a questa di capire l'economia su soci e clienti con i quali hanno a che fare quotidianamente o comunque frequentemente. È uno sforzo che impiega risorse, impiega il tempo del personale, ma io sono convinto che i risultati sono quelli più facili da raggiungere in questo senso.
SECAB, la società elettrica cooperativa Alto Boot, nasce nel 1911 nel comune di Paluzza e poi allargandosi ai comuni di Sutro, Ciocivento, Trepocane, Coligosulo, Ravascletto. È un'idea lungimirante da parte di un gruppo di persone in vista del paese che hanno deciso di creare una cooperativa rispetto a una società privata per dare un beneficio territoriale sulla popolazione locale. Quindi all'inizio, nel 1913, hanno realizzato il primo impianto, che è quello del Fontanone, su Atimau, e nel 1959 è stata acquisita dai fratelli Nigris la centrale di Enfretors. Poi negli anni 80-90 la realizzazione di una nuova centrale a Cercivento, di una a Comelians nell'altra vallata e infine col completamento all'inizio degli anni 2000 della centrale di Noiaris. Tutte assieme ad oggi producono all'incirca 45 milioni di kilowattore all'anno. Metà li consumiamo, diciamo, sul territorio con 5.000 utenze grosso modo e 3.000 soci, e l'altra metà la vendiamo poi al distributore nazionale di energia. Quindi i numeri e la storia sintetizzata è questa, che dà dei benefici territoriali non indifferenti. Pensiamo che i risparmi medi annui che vengono garantiti ai soci sono grosso modo di 1,4-1,5 milioni negli ultimi anni, perché da autoproduttori riusciamo a garantire delle tariffe minori rispetto a quelle nazionali, non abbiamo l'obbligo di pagare delle componenti tariffarie essendo degli autoproduttori, quindi grosso modo 10 mesi all'anno garantiamo un risparmio molto consistente sulle bollette. A quello si aggiungono poi le mutualità che vengono erogate sul territorio, che grosso modo ogni anno vanno dai 20 ai 30 mila euro per finanziare attività sociali o dare un aiuto alle varie associazioni sportive piuttosto che di paese, le pro loco e quant'altro. Quindi è una realtà che riesce a garantire un beneficio economico diretto e poi anche dei benefici socio-economici indiretti sul territorio di 5.500 abitanti, grosso modo, che sono quelli serviti dalla nostra realtà. Questa in sintesi è SECAB come società cooperativa dall'inizio del Novecento. Siamo gli unici distributori, noi anche produttori, venditori al dettaglio di energia elettrica sotto forma, diciamo, di cooperativa sul territorio regionale. Per inclusione finanziaria si intende il complesso di attività sviluppate per favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di soggetti e organizzazioni che ancora ne sono esclusi. Tali attività includono l'offerta di servizi di credito, risparmio, pagamento, con il trasferimento di fondi e rimesse, programmi di educazione finanziaria e di accoglienza in filiale. L'inclusione finanziaria gioca un ruolo fondamentale nella lotta alla povertà, nella riduzione delle disuguaglianze e nella crescita economica. L'esclusione finanziaria colpisce infatti alcune persone più di altre, ad esempio le persone a basso reddito, i disoccupati, i genitori soli con figli o individui impossibilitati a lavorare per malattia o disabilità. Essa dipende però anche dall'effettivo livello di conoscenza dei singoli prodotti e servizi e dalla loro facilità di fruizione. Ad oggi SECAB impiega 24 dipendenti, 8 del settore amministrativo e 16 operativo. Questi ultimi anni sono stati fatti molti investimenti sulla rete di distribuzione che è di nostra proprietà. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cabina di distribuzione e adesso invece che è stata trasformata, come potete vedere, in ambito museale, perché abbiamo realizzato una cabina di trasformazione moderna a 132.000 kV qui vicino alla nostra sede a Paluzza. A seguito poi di questi nuovi investimenti sulla rete di distribuzione abbiamo intenzione anche di sviluppare dei nuovi progetti in campo idroelettrico,
ovvero realizzare una nuova piccola centrale su Cleolis in comune di Paluzza, implementare quella già esistente di Noiaris e rimodernare quelle di Enfretors e di Fontonone. Quindi sono quattro interventi strategici decisi in questi ultimi periodi che daranno ancora un ulteriore slancio alla società e le basi anche per un futuro che continui a essere al passo con quello che sono state le iniziative del settore negli anni passati. In sostanza siamo in un periodo adesso di evoluzione, anche di implementazione dei nostri impianti per garantire ai soci una continuità di benefici socio-economici al pari di quanto già avvenuto nel passato. La sensibilità di SECAB nei confronti dell'ambiente si misura anche con le scelte degli ultimi anni, che sono state quelle di interramento il più possibile delle linee principali di distribuzione, che da un lato garantiscono anche più continuità del servizio e dall'altro comunque mitigano l'impatto ambientale delle reti altrimenti aeree. In tal senso va ricordato anche che l'ultimo intervento importante, che è l'interramento della linea che va dalla cabina primaria di Castion su fino al Fontanone a Timau, all'interramento della linea vengono abbinate delle cabine intermedie che verranno poi rivestite in legno e con dei giochi anche architettonici di utilizzo della vegetazione in modo da mitigarne l'impatto ambientale, di conformarle dal punto di vista turistico anche, ed è un progetto interessante che ha avuto anche dei premi e dei riconoscimenti quali quello della Biennale di Architettura a Venezia. Questo dimostra il fatto che SECAB è sì volta a utilizzare il territorio e le risorse ambientali per produrre energia elettrica, ma si tende anche a rispettare l'ambiente non solo con il rilascio per legge del minimo deflusso vitale, ma anche con una mitigazione degli interventi stessi che vengono realizzati, e uno dei più importanti è quello stesso della centrale di Noiaris. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione cooperativa ottenuta dal numero dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori delle cooperative aderenti a Conf Cooperative è cresciuta del 9,7% dal 2012 al 2015. Nello stesso periodo l'occupazione complessiva a livello regionale è scesa da 501.000 a 496.000 unità. Il mondo cooperativo, commenta Giuseppe Graffi Brunoro, presidente regionale di Conf Cooperative, si conferma come un'importante risorsa in termini anticiclici, soprattutto per la sua naturale vocazione a favorire la crescita occupazionale e a radicarsi sul territorio. La Coop Casarsa ha attivato corner dedicati ai prodotti di 48 produttori locali, 15 dei quali hanno anche il marchio di qualità acqua della regione Friuli Venezia Giulia. Ad oggi sono 34 i produttori concessionari del marchio acqua. L'iniziativa della cooperativa avrà ricadute positive su oltre 1700 aziende agricole regionali. Applauso per l'iniziativa è arrivato anche dall'assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Sciaurli. Al Parco dell'Isonzo di Fiumicello, dal 26 al 29 luglio, si terrà Aeson. Musica, arte e teatro saranno i protagonisti. La natura sarà il filo conduttore. Un evento unico che trova spazio nella magica cornice del Parco dell'Isonzo. Artisti da tutta Europa si esibiranno in un'atmosfera creativa e stimolante. Programma completo su www.aeson.it. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.